Se ci sta, sta andando, ti sta aspettando. Se ci siete tutti, partiamo. Siamo, ci siete tutti, anche se siamo qua per darvi delle non notizie, che peraltro, siccome sono state anticipate, diventano notizie, ora noi smentiremo che lo siano, e quindi diventa un circolo vizioso un po' impegnativo se non stiamo tutti quanti un po' attenti. Due casi relativi al virus corona, su cui già ci sono delle notizie in giro e che vorremmo chiarire fino in fondo, anche perché altrimenti la gente può considerare di non essere al sicuro, cosa che francamente così non è. Uno, il caso genovese, come vi spiegheranno poi il dottor Locatelli e il professor Azzaldi, si tratta di un non caso, ovvero persona che non è affetto da coronavirus, un cittadino cinese che studia presso l'istituto genovese, rientrato ben prima del periodo finestra del virus e quindi che non necessitava di alcun approfondimento medico, avendo ormai superato ogni soglia, come dire, di contagio, che è stato portato comunque al San Martino, segnalato e portato al San Martino, a cui si è portato ovviamente ad andare, non si tratta di un sequestro di persona, è stato visitato dai nostri medici ed è stato rimandato a casa in serenità, non trattandosi di paziente, come si dice, neppure potenzialmente a rischio, e quindi questo lo dico semplicemente perché prima di scrivere sospetto caso, facciamo tutti lo stesso mestiere e comprendo benissimo la situazione dei giornalisti, ma in questo caso specifico non è una gara a capire da prima la notizia. Vi chiederei, prima di usare il sospetto caso, che almeno sia stato comunicato dalle istituzioni mediche preposte alla comunicazione, visto che vi è un protocollo piuttosto efficace e che allinea tutti gli enti che sono interessati alla gestione di questa emergenza, ovvero il Commissariato Nazionale, le strutture del Ministero della Sanità, le strutture del Servizio Sanitario Regionale, e quindi diventa un sospetto caso quando almeno vi sono i requisiti, ovviamente, perché lo sia, cioè il periodo finestra in cui è stato in un posto di possibile contagio, eccetera, 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 quello che vi abbiamo spiegato molte volte. In ogni caso, in questo caso non si tratta di un presunto caso, non si tratta di un caso, si tratta di un cittadino cinese che studia, ha studiato e continuerà a studiare sano per il momento nella nostra città di Genova. Secondo caso, quello di Sanremo, al momento anche in questo caso non vi è nessun sintomo di virus, sono stati fatti i tamponi per cui il risultato negativo, il cittadino, come abbiamo già avuto modo di dirvi ieri, si è sottoposto ad un volontario isolamento sotto evidentemente controllo del Servizio Sanitario Regionale, che continuerà evidentemente ad accompagnare questo suo periodo di isolamento. Anche su quello al momento non ci sono notizie che ci facciano pensare al fatto che possa essere affetto da coronavirus. Quindi la situazione al momento è che non vi è nessun sospetto caso in Regione Liguria, men che meno nessun caso. Abbiamo chiesto all'assessore della Sanità Sonigale, non è qua con noi oggi perché, come sapete, era riunita la commissione dei responsabili regionali della sanità a Roma, e in questo momento è in corso un confronto anche con il Ministero della Salute, con cui stiamo evidentemente tarando il protocollo di tutto ciò che vi diciamo, compreso ad esempio il caso Sanremo, che è un caso in qualche modo di scuola, perché è il primo caso che avviene in cui un paziente si sottopone a volontario
quarantena sotto controllo medico. Gli assessori alle sanità delle regioni ritengono che possa essere un protocollo riproponibile in eventuali casi simili. Il confronto con il Ministero al momento è aperto, ovviamente le notizie poi usciranno da Roma, ma insomma non riguardano i due casi di specie, per cui siamo intervenuti oggi per tranquillizzare le persone. Come ho detto più volte a voi della stampa, come ho ripetuto in ogni occasione, in questo caso le notizie sono molto molto importanti, soprattutto per mantenere una serena convivenza di tutti noi, quindi abbiamo bisogno di dare notizie precise, verificate, ovviamente tempestive e puntuali alla popolazione, che è giusto che sappia, senza che questo, come dire, porti poi invece a momenti di paura che sono totalmente ingiustificati. Quindi prima di dare la parola a Walter, che magari aggiunge qualcosa nel dettaglio, e poi al professor Ansaldi, ripeto, in Liguria non ci sono sospetti casi di coronavirus al momento. Il caso genovese, per intenderci così, che riguarda un cittadino cinese, si è risolto con una visita a San Martino che ha dichiarato che non sia soggetto a rischio. Il caso di Sanremo prosegue in volontaria quarantena sotto controllo stretto delle autorità sanitarie regionali, senza che al momento si sia rilevato alcunché di sospetto. Questa è la situazione al momento che ci premeva chiarire, perché possiate trasmetterla ai vostri lettori e telespettatori nel modo più chiaro e limpido possibile. Walter? Grazie. Dai, spostati qua nel mezzo che sta sempre. Sì. Stiamo tutti, è finito. Grazie Presidente per la puntualità delle informazioni che ha dato. A me resta soltanto, e mi permetto di rappresentare quello che è il lavoro della task force che Regione Liguria ha messo in campo, una struttura che è stata formalizzata anche con un atto amministrativo, non è la cosa più importante, ma diventa importante nel momento che questa struttura garantisce tutto il supporto professionale e scientifico che questa regione può dare, e credo che questo supporto nella nostra regione, sia con le componenti universitarie che con le componenti operative dei nostri ospedali, sia di tutta garanzia per i cittadini liguri. Esiste un protocollo che è stato chiamato Ligure, che per prudenza ulteriore è stato applicato nel nostro territorio, il caso di Sanremo rientra in questo, che oggi è stato condiviso in sede di conferenza Stato-Regioni, l'ha appena ricordato il Presidente, con tutti gli assessori regionali, ed è un protocollo Ligure frutto dell'esperienza dei nostri specialisti. Permettetemi di ringraziarne alcuni che hanno contribuito a far sì che Regione Liguria si sia presentata con proposte pratiche operative ma basate sull'evidenza scientifica: il professor Bassetti, il professor Riccardi e il professor Ansaldi, che è qui quest'oggi, hanno contribuito a poter stendere questo documento che riguarda tanti aspetti. Ha già ricordato il Presidente, uno degli aspetti importanti è quello di una comunicazione coordinata, perché l'obiettivo è quello di superare facili sensazionalismi rispetto alla giusta necessità di informazione della popolazione. Credo che questo sia uno di quei temi dove la paura può essere instillata con troppa facilità. L'input, ed è l'ultima cosa che dico prima di passare la parola al professor Ansaldi, che abbiamo ricevuto dal Presidente e dall'Assessore, è tempestività e trasparenza. Presidente, credo che la task force della sua Regione stia dando queste risposte e speriamo di continuare a darle. Grazie. Professore Bianchi. Io ho ben poco da aggiungere, dico solamente che il sistema sta rispondendo bene a una sollecitazione importante, risponde bene,
Walter Locatelli ha sottolineato per i suoi professionisti, ma ha risposto bene perché il sistema nel suo insieme è in grado di dare una risposta compiuta. Abbiamo avuto, come dire, sollecitazioni in tutte le aree della nostra regione, ma la risposta è sempre stata appunto decisamente efficace. Il contributo lo abbiamo dato anche a livello nazionale, ora vediamo che se le nostre proposte tecniche verranno raccolte per migliorare un sistema paese che chiaramente prova a dare risposte convincenti. Ma è stato sottoposto al tampone specifico caso poi rivelato, sì. Quale? Questo di Genova, scusate. Cioè, perché dite no, è assolutamente no, negativo? Allora, permetto di rispondere, uno dei momenti chiave in corso di un'epidemia è la cosiddetta definizione di caso. La definizione di caso deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, quindi l'azione di coordinamento del Ministero è importante. In questo momento, come spesso accade per le malattie a trasmissione aerea, abbiamo un quadro clinico specifico e un link epidemiologico per determinare un caso sospetto. Successivamente i test di laboratorio permettono di passare a una definizione di caso probabile fino a poi ad arrivare a un caso confermato, quando viene confermato anche dal laboratorio di riferimento nazionale. Questo percorso non ce lo siamo inventato noi, è un percorso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda ed è previsto anche nelle fasi iniziali, per esempio, del piano pandemico o di altri documenti strategici. Quindi noi da un lato dobbiamo rispettare le definizioni di caso, d'altro canto in Liguria abbiamo un atteggiamento, secondo me, in modo assolutamente corretto, molto prudenziale, facendo quello che gli inglesi chiamano il case finding, cioè cercare il caso con una grande sensibilità, che è l'unico modo poi per fermare l'eventuale diffusione. Quindi non rientrava nella definizione di caso? Non entrava. Allora c'è stato l'alert correttamente, perché siamo molto sensibili, ma una volta fatto il check sulla definizione di caso non rientra nella definizione di caso e quindi è scattato il protocollo come corretto che sia. Ed è per questo che era protocollo, cioè l'incipit. È scattato il protocollo relativo alla gestione del coronavirus. Allora, il primo allora. Che sia stata un'invenzione, siamo scoperto perché sono con, cioè, scusate, capiamoci che cosa vuol dire scattato il protocollo. Esatto. Se adesso io chiamo il 112 e dico che c'è un signore che mi tossisce davanti, che è possibile che sia proveniente da mie definizioni personali, osservazioni, da un'area di possibile epidemia, il 112 passa al 118, il 118 interviene per capire cosa è successo. Dopodiché può essere la segnalazione di un mitomane, può essere un'osservazione compiuta di un cittadino normale, può essere un eccesso di prudenza, un caso di isteria, un caso vero. Il protocollo scatta comunque, non è detto che scatti per un caso vero. Ma quindi nella fattispecie questo ragazzo cinese che è andato alla seconda crisi, perché ci è andato appunto? Aveva... No, non è andato. Scusate, per capire, non è andata così. Il ragazzo stava in un'aula di un nostro istituto. Evidentemente, come dire, dava segnali di raffreddore, non saprei definirli in qualche modo. Qualcuno da quell'aula, essendo cinese, essendo che dava segni di raffreddamento, mettiamola così più generale, non ho la scheda tecnica di quali segnali dava, qualche solerte, compagno di scuola, cittadino, professore, non saprei dire da chi è arrivata, ma come dire, poi ci sarà la telefonata registrata e lo comprenderemo, ha avvertito il 112, il 112 ha segnalato il 118, il 118 ha fatto intervenire un'ambulanza dove era stato segnalato un possibile caso di quel genere. Arrivati sul posto, individuato il caso, dopo, come dire, una sommaria descrizione degli eventi, hanno deciso coloro che sono intervenuti di andare fino al San Martino, il cittadino si è volontariamente prestato a questo, arrivato a San Martino i colleghi del professor Ansaldi hanno definito che non si trattava di un caso, lo hanno salutato e accompagnato a uscire. Era troppo lungo il distacco da quando... Esattamente. Esattamente. Era andato via dalla Cina da troppo tempo. Per esatto. Da quant'era? Se fosse stato infettato sarebbe stato conclamato, evidentemente. Allora, più di 14 giorni, più di 20. Ah,
qualche con sito, diritto alla privacy, non lo sappiamo che cosa c'ha, non c'ha il coronavirus. Invece il presidente, se nel caso di Sanremo, perché mi diceva il direttore dell'ASL, che è stato proposto al tampone, che tra oggi e domani dovrebbero essere segnalette, contezza. Quanto ne so, ci sono già e sono negativi. Ma lui rimarrà in isolamento però? Sì. Ancora, perché se ho capito lui è più bravo di me, non è ancora chiaro come dire come quando si manifesta anche al tampone, quindi se passa il tempo siamo sicuri. Fino a 14 giorni. Non è ancora chiaro quanto c'è il tempo, diciamo, di rilevamento del virus in incubazione e fenomeni conclamati. Ma voi pensate che quello di oggi sia stato un caso un po' di eccessivo allarme? Ha messo a partire ingiustificatamente la macchina? Francamente non saprei definirlo altrimenti. Cioè, quindi pensate di mettere anche in guardia persone da facili? No, mettiamo in guardia le persone ad evitare di chiamare 112, dunque 118, in casi che non siano realmente, poi capisco che il caso di reale necessità è difficilmente omologabile, sta alla sensibilità della singola persona, alla sua suscettibilità, al suo senso, però insomma buon senso direi che non c'è, che ogni cittadino cinese che starnutisce non è detto che sia affetto dal coronavirus, può essere che abbia un banale raffreddore, diciamo. Anzi, diciamo che il calcolo delle probabilità propendono di moltissimissimissimo per il banale raffreddore. Quando esiste una possibilità che vi sia un caso possibile, non solamente certo, lo comunica, come dire, il Ministero della Salute, dopo con il protocollo di cui parlava il dottor Locatelli, ovvero le prime analisi fatte da noi, le analisi di backup, chiamiamole così, dell'Istituto Spallanzani, dopodiché il Ministero comunica che c'è una possibilità in tal senso e scattano le reali procedure di quarantena nelle stanze di San Martino, quelle che avete. Fino a quel momento non si tratta neanche di un possibile caso, perché altrimenti rischiamo francamente di credere. Ma utilizzate anche le regioni Liguria, quello che si sta pensando di fare in Toscana, di come dire, invitare a una quarantena volontaria i cittadini di rientro dalla Cina o chi è fatto in In questo momento i protocolli, come dire, ci stiamo confrontando a Roma, è quello che vi ho detto prima, i nostri esperti hanno proposto una serie di misure che riteniamo di giusto equilibrio tra la normale convivenza civile e le misure di, come mai spiegare, la rarefazione sociale, distanza sociale, di distanza sociale necessarie a evitare ovviamente, come dire, una moltiplicazione del contagio. Saranno i tecnici a dire che cosa francamente serve. Per il momento credo che la Liguria abbia applicato nel modo più restrittivo i protocolli esistenti, anzi, come dire, ne ha proposti di suoi creativi, perché la quarantena volontaria di Sanremo in qualche modo è un unicum in Italia, quarantena presso la propria abitazione con l'accompagnamento costante e quotidiano del servizio sanitario regionale per tutte le esigenze cliniche e di analisi, è già un protocollo, diciamo, è già un sistema ligure di applicazione del protocollo, quindi cinesi di ritorno dalla zona di infezione verso il nostro paese al momento non ve ne sono, e se ve ne sono stanno in quarantena prima di arrivare sul territorio regionale, perché gli hub di ingresso prevedono quella pratica lì, come per gli italiani che avete visto tutte le giornali rientrare da quelle aree. Perché è stato un protocollo con cui non si può parlare di causa sociale. No, allora, il protocollo è un percorso, okay? L'accesso al percorso non può essere definito caso sospetto. Abbiamo una definizione di caso sospetto che è un quadro clinico specifico, due quadri clinici specifici. Il codice rosso non c'è, cioè il codice altri ACE mi consenta, non c'entra niente con la definizione di caso. Tra l'altro non passa dal pronto soccorso, ma è andato direttamente a malattie infettive, come prevede il percorso del pronto. Per arrivare alla definizione di caso sospetto devono essere confermati tutti i punti, quadro clinico e link epidemiologico, che
sono stati definiti. Finché non facciamo un tic vicino al quadro clinico e al link epidemiologico, non può essere definito un caso sospetto. La risposta detta dal giornalista è no. C'è una telefonata al 118 non è un caso che segnala un eventuale... Ma non è scattato alcun protocollo, se no è scattato. Il protocollo prevede che se uno chiama e dice c'ho il vicino di casa che secondo me è affetto da coronavirus, il 118 passi la chiamata, il 112 al 118, il 118 mandi un'ambulanza, l'ambulanza colloqui col paziente, dia una prima, come dire, contestualizzazione dei fatti, dopodiché se può esserci, come dire, una minima alea di... è ovvio che se il vicino non esiste l'ambulanza torna al suo domicilio, altrimenti viene portato senza passare al pronto soccorso nelle zone destinate dell'ospedale dove gli infettivologi, gli epidemiologici analizzano il quadro, tempi di incubazione, dove è stato il soggetto, da dove torna, la sua nazionalità, il quadro clinico, la salute della persona. Da quel momento, se diventa un caso sospetto, lo comunica il Ministero della Salute in accordo con ALISA. Fino a quella comunicazione non è un caso sospetto, è una persona che si è sottoposta per varie ragioni a un controllo. Quindi non si scrive caso sospetto. Il misleading è la differenza, cioè sospetto non è una parola che comunemente usiamo in italiano. Caso sospetto è un unicum che viene correttamente e precisamente definito, ok? Quindi la grossa differenza è questa. Quindi un caso che si sottopone a un'indagine, colloquialmente lo potremmo chiamare fra amici caso sospetto, ma no, quando abbiamo un quadro epidemiologico di questo tipo, caso sospetto è definito in modo preciso. Questo. E ci può dire parole chiave o parole, cioè gli elementi fondativi che fanno scattare il caso sospetto? Allora, sono tre, l'attuale definizione di caso sospetto sono tre. Una è quella che si chiama SARI, cioè una forma severa, per cui abbiamo un paziente che ha la tosse, un sintomo respiratorio importante, che necessita di ospedalizzazione perché sta male, lo dico, ok, e viene da un'area affetta, ok? In secundis, un paziente che ha una influenza-like illness, quindi una sindrome simile influenzale, ma ha avuto un contatto con caso probabile o confermato di corona. E come terza situazione un paziente che presenta un'influenza like illness e presta cure a pazienti che hanno delle forme respiratorie gravi, come per esempio le forme severe, per cui, come dire, gli operatori sanitari sono ovviamente ad aumentato rischio. Queste sono le tre condizioni. Quando si verificano tutte queste tre, okay, parliamo di caso sospetto. Per il link epidemiologico chiaramente è in evoluzione, perché attualmente sappiamo quali sono le aree, sappiamo che il periodo di incubazione è 14 giorni, ma chiaramente il quadro, come dicevo, è in evoluzione. Quindi al ragazzo non è stato neppure fatto il tampone, avete fatto le domande, capito come era quadro, c'è stata la situazione già, detto che è questo. Gliel'hanno fatto malattie infettive, hanno escluso che fosse un caso sospetto e spero che ora stia facendo l'esame che stava facendo questa mattina. L'esame di piano porto. Grazie, devi salire. Io salto.